allora, l'attuale legge di stabilità cerca di spingere, diciamo, all'impresa a utilizzare un lavoratore a tempo indeterminato fino a un massimale di 2 euro. E qui appunto abbiamo fatto un po' di sieri e abbiamo scoperto una cosa, che se voi vedete la tabella 17 vi accorgete che se chi è nel settore pubblico di oltre 35.000 euro, questa è la media, diciamo, del con la collaborazione al progetto, il costo per me sarà di 12.000 euro, il costo sarà di 21.000 euro all'incirca. Insomma, se l'entità del costo del lavoro dipendente, quello che dovrebbe essere incentivato, e ci togliamo a sua volta, viene sempre per 11.000 euro l'anno, per una pubblica amministrazione attuale conviene ancora per 4.600 euro. Quindi, gli incentivi, diciamo, dei lavoratori, mentre altri, chi cerca il massimo di